Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati nella clinica del Doc. E questa volta è un bentornati per davvero, perché reduce dall'entusiasmo dell'ultimo Modena Play in cui siete stati veramente tantissimi, è stato veramente bellissimo rivedervi, chiacchierare, scambiare idee sul lobby, bello 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 davvero, il play dovrebbe esserci molto più spesso, non dovrebbe essere annuale. Comunque, scusate l'excursus. Dicevo, fomentato da tutto quello che è successo al Play, ho deciso di rientrare a pieno regime nella GGM, quindi preparatevi, tanta roba sta bollendo in pentola, ci saranno un bel po' di video di pittura, una serie che se tutto va come deve andare ci occuperà decisamente per parecchio tempo, ma vedrete, vedrete. Oggi però per, come dire, fare un po' di riscaldamento, quindi riscaldamento appropriato visto quello che stiamo per dipingere, vi mostrerò come dipingere una basetta per Blood Bowl, gioco con cui ultimamente sono abbastanza in fissa, lo ammetto, quindi sto studiando, sto montando, sto dipingendo, quindi anche qui, se poi magari vi interessa qualcosa in futuro sul Blood Bowl, fatemi sapere. Quindi preparate le imbottiture, mettete i parastinchi e iniziamo a dipingere. E quindi siamo pronti per iniziare. Questa volta ho deciso di fare qualcosa di diverso dal solito. Anziché dipingere una basetta così volante, decontestualizzata, diciamo così, ho deciso di accompagnarvi di fatto lungo il mio progetto, ovvero di recente ho preso un po' di materiale per Blood Bowl, la scatola base, qualche squadra, quindi adesso sto lavorando alla squadra della Elven Union. Mi sento sporco dentro, ti chiedo scusa in anticipo, Angelo. Sono stato obbligato, non è nata dalla mia spontanea volontà questa cosa. Detto ciò, prima cosa che ho fatto, come vedete, la basetta qui è già texturizzata. Cosa ho fatto banalmente? Ho preso della colla vinilica, del Vinavil, diluendola con un pochino di acqua, l'ho stesa su tutta la superficie della basetta. In questo modo, una volta asciutto tutto, siamo pronti per iniziare. Quello che farò adesso è dipingere direttamente la basetta e per fare questa cosa utilizzerò lo Steel Legion Drab estremamente diluito e un pennello tremendo, quindi il pennello peggiore in assoluto che ho. Io qui ho usato della vecchia sabbia per modellismo di GV, della sabbia Citadel. La prima marca che mi viene in mente che fa un prodotto simile è la Green Stuff World, che fa veramente di tutto, prodotti bellissimi, date un'occhiata sul loro sito perché hanno veramente tanto. Qualora non voleste utilizzare la sabbia perché non volete prendere prodotti Green Stuff o utilizzare solo prodotti GV, quello che vi consiglierei è la Grelan Bedland, ovvero quel colore, quel technical che non si crepa ma crea comunque una sorta di effetto terriccio arido, che può essere un'ottima base per per questa basetta. Una volta asciutto lo Steel Legion Drab è così. Ora andiamo a dare un po' di variazioni sul tono a questa basetta. Io, avendo già fatto in passato delle basette di Blood Bowl, qui ho optato proprio per uno schema semplice, semplice, semplice. Sta a voi poi decidere se dare profondità magari con qualche lavatura o qualche inchiostrino o cose simili. Io in questo caso andrò semplicemente di un dry brush facile facile qua sopra. Quindi, Screaming Skull, già caricato sul mio pennellaccio da gorilla. Ciao Pita. Scarichiamo quasi tutto il colore dalle setole, quindi deve restarne pochino pochino. Una volta fatta questa procedura, andiamo a spennellare come se non ci fosse un domani direttamente sulla basetta.
Io qui sto facendo quello che è un classico campo da calcio o football, quindi terriccio, erbetta e cose così. Ma se avete altre squadre, perché non inventarvi degli altri schemi? Per esempio, state facendo in Orska, usate magari un fondo grigio e metteteci su della neve, per esempio. State dipingendo i Camry, utilizzate magari un marrone un po' più sul giallastro per fare l'effetto deserto. State dipingendo qualcosa di corno, magari anche terra nera con delle pozze di sangue, quindi sbizzarritevi, perché Blood Bowl è bello anche per questo. Dopo aver applicato il dry brush di Screaming Skull, questo è il risultato. A questo punto la basetta però è un po' vuota, quindi riempiamola questa basetta. E come? Come prima diluiamo un pochino di Vinavil e lo applichiamo in maniera irregolare su tutta la basetta. Possiamo fare dei gruppetti più grossi, più piccoli, delle chiazzettine da qualche altra parte. Qui non ci sono regole, qui va banalmente a caso o a gusto estetico, se volete più o meno erbetta statica, perché quello che faremo adesso è applicare dell'erbetta statica. Quindi, fatto questo, recuperiamo la nostra boccia di erbetta statica, questa qui è una vecchia erbetta statica GV che custodisco come il sacro graal, e banalmente intingiamo, come dicevo prima, il modello direttamente nell'erbetta statica. Ovviamente possiamo rimuovere l'eccesso. Se vediamo che è irregolare, facciamo un'altra smucinatina, per citare il sommo poeta. E adesso dobbiamo solo aspettare che asciughi. Io qui sto utilizzando, come vi ho detto, appunto, una vecchia erbetta statica GV. Ripeto ancora una volta, Green Stuff World fa di tutto, ma se volete restare sui prodotti GV ci sono le zolle di erbetta e i ciuffetti d'erba che sono già pronti da incollare con una goccina di ciano acrilica o Vinavil, che sono molto molto carini, quindi eventualmente date un'occhiata un po' a materiali da modellismo, negozi di modellismo che avete nella vostra zona, perché c'è di tutto, c'è di tutto. Una volta asciutta l'erbetta, questo è il risultato. Vedete che poco per volta inizia ad assomigliare un po' a un campo da Blood Bowl. Ma cosa manca a un campo per renderlo tale? Le righe. Quindi, con pennellaccio, ma tanto oramai l'avete capita l'antifona, di sicuro per fare le basette non bisogna utilizzare i vostri migliori pennelli, non utilizzerete i vostri Winsor & Newton serie 7 triplo zero, quindi pennellacci da dry brush avanzati, piuttosto che robe con cui mischiate il colore. Ci siamo intesi? Quindi un po' di bianco e andiamo a tracciare le linee banalmente, quindi possiamo farle che vanno sia sull'erba sia sul campo, quindi per esempio possiamo fare così. Se vedete che è un pochino troppo, quindi se risulta un pochino finta la riga, lasciate un pochino di colore sullo Scottex, così almeno andiamo a creare qualcosa di pseudo verosimile. Ultimissimo step, ovviamente non è Blood Bowl se non c'è del Blood, quindi con del Blood for the Blood God, che qui applicheremo a stippling, quindi non ce ne serve una litrata. Anche qui pennello monco, rovinatissimo, devastato, giusto qualche puntinatura, qualche schizzettino di sangue qua e là per dare un po' di gore, un po' di splatter alla nostra basetta. Ultimissima cosa, poi una volta finiti appunto gli schizzi di sangue,
vi consiglio di dipingere il bordo della vasetta con il colore che preferite. A me personalmente piacciono i colori neutri, quindi grigi, marroni, prevalentemente nero, io infatti dopo dipingerò nero. In ogni caso, appunto, fate il bordo della vasetta in base ai bordi che avete utilizzato per la vostra squadra. Bene, questa qui è la nostra basetta per il Blood Bowl, finita, il nostro lineman, anzi la nostra linewoman è pronta per andare on the pitch, e quindi menare duro. Che dirvi? Come al solito ragazzi, se avete commenti, pareri, richieste, suggerimenti, cose particolari che volete vedere, lasciate un commentino qui sotto, perché adesso che rientro e ricomincio poco per volta evaderò tutte le varie richieste, quindi vi leggo sempre come al solito. Ovviamente cliccate sulla iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi ogni nostro video, almeno vedete tutti i lunedì tutto quello che uscirà. Seguiteci su Instagram, Telegram e ricordatevi del Discord col Patreon, in cui poco per volta stiamo andando ad aggiungere un pochino di materiali, un po' di dirette di pittura, un po' di batrap, quindi poco per volta anche lì, siamo dei diesel, ci mettiamo un po' ma poi arriviamo, non vi preoccupate. Ragazzi, alla prossima. Ah, dimenticavo. Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.